Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nell'ottava puntata di Jans Machine 2017. Oggi siamo qui. Un'altra volta la logistica ci ha diretto attraverso le pianure dello stato del Missouri. Assicurati che l'uranio raggiunga la Florida in buono stato, come era al momento dell'estrazione. Ok. Il carburante sta terminando, passa al distributore di benzina. Ok, io ho dubito che questo mezzo vada a benzina, però se lo dice lui, io mi fido. A me sembra la stessa identica locazione dove ci eravamo lasciati l'altra volta, però viceversa con i tornadi. Allora, batteria non ce l'abbiamo, carburante nemmeno, cioè carburante, sì, nel senso, ne abbiamo poco. Il carburante, grazie, lo so. Cosa devo fare? Ah, ecco. Poi non so neanche quanti litri possono tenere sti dumper qua. Frena, 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 frena. Com'è che si scende? Ok, guarda che parcheggino che ti ho fatto. Cioè, chi è che ti fa un parcheggino del genere? Allora, dammi qui che oramai sono un esperto. Metti. Dove sei rimasto? Cos'è? Non è proprio bene dentro il parcheggio? Dammi qua. Oh. Ma mi segue o non mi segui? Non mi segue lui. Mi sa che devo metterlo più meglio. Meglio, non più meglio. No, ma perché? Allora, mettiamolo più meglio. Perfetto. Sì, per chi non lo capisse, io sto scherzando. Io molte volte faccio anche. Dico cose così. Per scherzare. Non è che non so dire più meglio. Cioè, lo so che non si dice. Ok, aspettiamo che si completi e scendiamo. Ok, di qua. Andiamo qui. Dove l'ho lasciata? Alzare. Oh, vedi? Ora io so che devo salire anche di qui e aprire la valvola. Poi devo scendere. Bravo. No, no. Mi fa respirare già. Io posso farci qualcosa. Alzare. No, mi sa che ho fatto una stupidata. Rifornisci il dumper. Vabbè. No, mi sa che non devo farlo, sapete. Mi sa che si è chiusa la valvola. Infatti, basta fare ste stupidate. Saliamo su, che tanto si scollega da solo. No, aspetta, non si scollega da solo. È il motel. Adesso lo dici te, si è già scollegato tutto. Non è che mi tiro. No, non me la sono tirata. Perfetto. Andiamo al motel, che ci sono i mulini a vento. No, comunque mi sembra una location un po' diversa. Scusate, vi faccio girare la testa ogni tanto, ma sapete che il mouse è un po' veloce. Andiamo un pochino da dentro, che cos'è? Piove, ci stiamo a bagnare. Bagniamo l'uranio. Dai, 60 all'ora è una buona velocità. Ci ha messo anche la quinta. Che sicuramente non hanno solo 5 marce sti camion. Abbassiamo la pressione. Adesso devo schiacciare di continuo a Q, perché sennò questa pressione qui mi fa esplodere tutti i fusibili lì. Mi fa esplodere tutto. Le luci sono accese, vero? Sì. Poi qui posso anche usare una 16. No. La radio? Accendiamola. Cos'è? Radio spento. Ci teniamo un po' di compagnia, si illumina un po'. No, scherzavo. Possiamo permettere che blocchino. Io chiederò soccorso. Chiederei soccorso perché si è fatto male un'altra volta qualcuno. Ma perché? In sti viaggi devo sempre trovare degli incidenti. Ma perché poi mi fa ste cavolate il camion? Che io freno e lui si storce. A posto. Ora? Chiedevi. Ah, ok, sali e sbarazzati di queste rocce. Saliamo e sbarazziamoci di queste rocce. Saltiamo un pochettino perché noi comunque siamo veloci. Ah, questa qui l'ho già usata, la so usare come. Oh, benissimo la so usare. Allora, dammi X, V, P. Basta tutto. Ok, non mi si muove il mouse, non capisco il perché, sinceramente. Ah, perché devo mettere 3, giustamente. Ok. Dov'è che la devo mettere? Ma io sinceramente la alzerei anche, perché non mi serve che sia tutta bassa. Qua lì si sposta. Sì, si sposta. Dai, cos'è sta lentezza? Abbassa, perché qui ce n'è una piccola, che sennò facciamo danni. Già le stiamo facendo, però relativamente pochi. Ok, ora questa qui me la sono inforcata, ora faccio retromarcia e mi ricade sulla strada, lo sapevo, lo sapevo. No, invece no.
Queste due le spingo così. A posto. Tirati su. No, dall'altra parte. Grazie. Molto gentile. Tu ti spingo fuori così. Ecco, non ti va bene, eh? Mai va bene niente a questo qui. Perché devo fare tutto io? Io devo consegnare all'uranio. Aspetta che qui c'è una pressione altissima. Comunque, sì, penso che giungendo da quello che mi avete anche scritto a quello che più o meno io gioco, mi sa che... Perché ogni tanto qui va da una parte, ogni tanto dall'altra, non si capisce. Sì, ho un difetto di traduzione, la pressione non è alta. Cioè, vuol dire la pressione è alta e quindi bisogna tenerla bassa. Sì, ok. Penso di immaginarmi cosa io debba fare. Scendi. No, cavolo, invece che accendere le luci le ho spente. Cioè, il contrario. Invece che spegnere le ho accese. Salta un pochettino, dai che ci bagniamo. Sali sul motel. Perfetto. Qua. Entra o no? Via, via, via. Che qui ci abbiamo fresh. Dov'è che devo andare? Dal di là. Come al solito ci facciamo... L'ho lasciato proprio in mezzo in un bel posto, eh. Ho tolto le pietre che erano in mezzo alla strada e ci ho messo il furgone. E dai, però. Il furgone, vabbè, la palla gommata qui. Cingolato. Il bulldozer. Abbiamo 9 minuti, qui non abbiamo da perdere tempo, eh. Cosa stiamo qui a fare? Mica siamo qui a gironzolare, eh. 400 metri in 2 minuti ce la facciamo, sì. Metà la quarta. Se non c'ho da andare da nessun'altra parte, sì. Poi vorrei capire come faccio a tenere in strada sto mezzo, ok? Se no, se giri un po' a destra, poi devi sempre controsterzare, cioè un casino. Devi essere abbastanza rapido. Qui ci sono qualcosa. Sì, 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 il motore ci arriviamo. Guardate qui, 64 all'ora. Occhio, occhio. Ai, 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 ai. No, perfetto, ce l'abbiamo fatta. No, ancora accelera, c'è ancora tornado. Ma allora sì, è lo stesso. Sì, vedete, prima siamo arrivati da quella strada che... è proprio dietro di noi. Fuggi dal tornado. Noi fuggiamo sempre dai tornado qua. Allora, questa sì che è la strada che abbiamo già fatto. E devo ritornare. Perché dovevo andare in Florida di nuovo? Certo che questo cambio è andare in Florida. Secondo me è più o meno la stessa missione che l'hanno rivisto un attimo. Tu spegniti la P. Cosa stai a fare? Metti poi la 2, almeno qui che non mi serve. Si arrangia, si segue tutto da solo. Cos'è, se no? Sempre stare lì a muovere il mouse. Metto la visuale che si arrangia. Sì, c'è sempre lo stesso camion mezzo ribaltato, mezzo infossato lì. Ecco. A posto. Sì, qui tanto i tornado sono... Non c'è neanche da preoccuparsi perché tanto non penso facciano niente. Cioè, ti passano tanto vicino ma alla fine non ti fanno niente. A meno, spero. Non voglio saperlo però. Dai che prima facevi 65 all'ora. Su. Fa una fatica a ingranare le marce. Salve, tornado. Sì, vedi, ci passa sopra, non ti dice niente. Ok. Poi secondo me sarebbe da rivedere un po' sta cosa perché così è spento, cosa è acceso. Vai un po' da dentro, che sennò non riesco a guidarlo. Ancora sta radio, spegnila. Hai la gamba pesante, mi piace. Ok. Il carico di uranio è sicuro. Perfetto, ragazzi. Quindi. Dai, però. Ah, no, pensavo che il pulsante... Oh, allora. Pensavo che il pulsante che facesse le marce faceva anche il freno a mano. Niente, ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Non so quanto sia durata questa puntata. 9 minuti. No, aspetta. Allora facciamo anche la prossima missione. 9 minuti di puntata. Vediamo cosa c'è da fare. Giocare un kit da giovane ingegnere. No, questa qui mi sembra bella, per cui io la lascerei per la prossima puntata. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.